ragazzi sciocani, benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti. Oggi ragazzi, nuovissimo video, come avete letto anche già dal titolo, oggi andremo a votare. Oggi è ancora un altro video sui voti ai cosplayer del Sun Beach Comics, che è finito qualche giorno fa. Quindi sono uscite una caterba di foto, tutte pronte per essere votate sia da me, ma soprattutto da voi. Quindi soprattutto anche voi dovrete votare il vostro cosplay da 10 che andremo a vedere. E mi raccomando, se in giro trovate qualche cosplay particolare, assurdo, strano, raga, non vi preoccupate, mandatemelo in direct su Instagram, così magari ci faccio un video così, voto i cosplay consigliatomi dai follower, una cosa del genere. Se può fa, non lo so, mandatemi voi le foto dei cosplay sul mio Instagram. Ok ragazzi, ovviamente iniziamo subitissimo, ma ovviamente dopo che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte cose che dovete fare sempre. Dai, andiamo a votare i cosplay del Sun Beach Comics. Allora ragazzi, iniziamo subitissimo. Allora, entriamo sulla pagina Instagram del Sun Beach Comics. Innanzitutto gli metto il segui, così a scanso di equivici. E quindi andiamo a vedere i cosplay che hanno taggato Sun Beach Comics, che erano presenti. Allora, questo è un reel, però non era Sun Beach Comics, quindi fuori gara, ok. Vediamo questa era al Sun Beach Comics, ok. Che personaggio è? Non lo so, Day One, creazione di un personaggio elfo. È un original, allora tanti complimenti per gli original, devo dire, hanno tutta la mia stima e la mia ammirazione per gli original, devo dire, perché hanno la fantasia di crearsi il cosplay, mi piace, e di conseguenza ti do un bel 7, vediamo l'altra foto, 7, brava, sì, 7, brava, ok. Andiamo avanti. E questa invece è Nico Robin, vediamo. Te posso dire, ti dirò che qua andiamo già sull'8,5, 8,5 secondo me ci sta tutto. Andiamo avanti. Questa è un'altra, com'è che si chiama? Vale Yuchikan. Non so che personaggio sia, vediamo nella descrizione. Non c'è scritto, vabbè. Non so se Naruto con le sette code, sembra un po' le code di Naruto. Non lo so, però stai morendo di caldo. Questo ne posso essere quasi sicuro, costo pellicciotto, di conseguenza un bel 8,5 te lo sei meritato. Andiamo avanti. Tu invece che voto te posso dare? A te, che personaggio sei? Vediamo se riesco a vederlo dalla descrizione. Kokomi Buniver, no, non lo so. Però vabbè, te posso dare un bel 8, ci sta tutto 8. Andiamo avanti. Tu sei Jules Berry di Nami, vedi, ecco Nami dentro l'acqua, bravi. Questi cosplay così che interagiscono in maniera bella così dentro l'acqua mi piacciono molto, di conseguenza ti sei meritato un bel 8,5, brava. Andiamo avanti. Ah, questa è la fantastica Fiore di Luna, molto brava a cantare, proprio bravissima, me la ricordo quando andò ad All Together Now, se non sbaglio, e quindi complimenti, è brava a cantare, raga, che ci posso... vedi, qua c'è anche la foto qua dietro quando andò alla trasmissione, e quindi ovviamente non posso che dargli un 100 oltre al 10, proprio 100, anzi 1000, però lei è fuori gara, quindi è proprio over the top, diciamo. Andiamo avanti. Tu sei
tu sei Mushroom Cosplay. Hai fatto il cosplay di Naruto. No, 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 non sono tutti Naruto, si hanno tante code. Credo. Forse di Genshin Impact. Può essere, vediamo nella descrizione. Di League of Legends, raga, non conosco League of Legends. La mia ignorantitudine. Di conseguenza ti posso dare un bel... Beh, tutte ste code, raga, 8,5 se l'hai meritato, eh. Oggi il 10 deve, se la popo se la deve sudare, chi deve prendere il 10. Questa... oddio, non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo come si chiama il personaggio. Inata, ho letto la descrizione. Questa Inata, voto 8. Voto 8, dai, tranquillo. Qua andiamo proprio sulle foto professional dalla grandissima Chiara Santaterra, ovviamente. E che gli diamo a questa? Che gli diamo a questa? Gli diamo un bel 9. No, no, secondo me il 9 ci sta tutto. Andiamo avanti. Il disegnatore, questo Ant-Man che ha fatto tante foto, devo dire che mi piace parecchio, perché non è fatto con la solita Zentai, è fatto proprio con la tuta fatta apposta, diciamo, come si suol dire, la tuta fatta apposta. E questa è con la testa luminescente, credo sia di Azbin Hotel, credo, e di conseguenza voto 8, mi piace. Tu invece, Fiori del Vento, non so se è un personaggio o è una protagonista delle Winx, non lo so, forse è una protagonista delle Winx, e di conseguenza te do un bel 7,5, dai, 7,5, andiamo avanti. Tu sei il potere della fiamma del drago, di che cosa? Di Bloom, Bloom, non conosco i personaggi, sono proprio ignorantone. Però te posso dare un bel 7,5. Te posso dire 7,5, ci sta. Bella, questa Harley Quinn mi piace parecchio. Complimenti per il tuo 8,5. Andiamo avanti. Loro invece sono i presentatori della gara cosplay. Che io, raga, mi chiedo sempre se io vado, quando vado alle fiere, faccio tutta i video di chi fa la gara cosplay, quindi le pubblico sul mio canale, chi ha partecipato alla gara si rivede, si prende gli spezzoni e vabbè, diciamo, faccio tipo una cosa, un servizio, diciamo, tipo servizio civile, che fa i video a tutta la gara e poi chi con calma, chi vuole, se li rivede. Ma perché non lo fanno proprio le gare stesse questa cosa? Cioè, non me lo so spiegare ancora, non lo so, se non le faccio io i video alle gare cosplay, non le fa nessuno. Vabbè, meno male, quando vado io i video delle gare cosplay ci sono sempre. Ok, andiamo avanti. Questi invece di che cosa, di Frieren, sono furi. Mamma mia, come è un nome più semplice. E quindi ti do un bel 7,5. Poi questo invece è... che personaggio? Sono vari personaggi, quindi fuori contesto. Tu sei invece cosplay... Non c'è scritto, zio, io sono ignorante. Aerticos... Final Fantasy, c'è scritto nella descrizione. Final Fantasy 8. Ultimi 5 cosplay, ci sarà qualche 10? No, non lo so, andiamo a vedere. Tu sei Alice nel Paese delle Meraviglie. Vediamo se indovini, c'è azzeccato. Vediamo se ci ho azzeccato. Non lo so. Per me sei Alice nel Paese delle Meraviglie. Di conseguenza ti sei abilitata un bel 8,5, dai, 8,5, ci sta. Poi terzultimo, mi sa che è uscita prima all'inizio video, non lo so, però 8 te lo meriti. Bello. Penultima foto, te posso dare un bel
bel 9, vediamo i dettagli, di questa maschera, mi piace parecchio, 9, ma faccia fatta pure il guanto, no ragazzi, secondo me il 9, questo è l'originale, vediamo l'originale con, e posso dire, ci sta, 9, confermo il 9, ultimo cospa, famone un altro, va. Questa è la cornuta di Super Mario, può essere la cornuta di Super Mario, sì, se la porta al guinzaglio, se lo porta, 6 però dai, 6, ti do al massimo la sufficienza, te do, sì. Ultimo cosplay, ultimo, adesso l'ambulanza, diciamo, non ci serve. Ultimo cosplay, chiudiamo ragazzi in bellezza, con, non mi ricordo mai i nomi di questi, con Jinx ragazzi, tanta roba, complimenti per questa Jinx, che secondo me il 9,5 te lo sei meritato, perché con quel fucilone a forma di squalo ci sta tutto, e quindi oggi nessun 10, però due 9,5 che secondo me rasentano il 10, fatevela andare bene. E quindi ragazzi, abbiamo visto due cosplay da 9,5, però raga, tanta roba. Devo dire che la qualità, almeno per queste foto che abbiamo visto, la qualità dei cosplay era anche bella alta, questo Sun Beach Comics. Non lo so se probabilmente i prossimi anni ci andrò io, fosse per me e i fiere cosplay le farei tutte, a rompere tutte le palle, a fare interviste ai cosplay, però non si può. Vabbè ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video di lunedì, che ancora non so che cosa ci sarà, ma insomma qualcosa ce la faccio uscire. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e soprattutto votate qua sotto nei commenti qual è secondo voi il cosplay da 10 che abbiamo visto poco fa. Di questi che abbiamo visto, secondo voi chi è che si merita il 10? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!